5 anni di frequentazione quasi quotidiana con il nostro direttore Monsignor Loggia, è difficile fare un ricordo senza muoversi. Allora mi limiterò a leggere quello che lui tempo fa aveva scritto per definire che cos'è un museo ecclesiastico, ricordando che Monsignor Loggia ha rifondato il nostro museo, uno dei più importanti. Era stato fondato nel 1903, ma poi era stato chiuso pochi anni dopo, e solo lui riuscì nel 63 a poter dare una sede al nostro museo in occasione del quarto centenario della chiusura del Concilio di Trento. Non un monumento, come diceva lui, ma un luogo che è un laboratorio di cultura. Allora vi leggo quello che mi scriveva, che credo sia di grande interesse. Un museo ecclesiastico non può certo limitarsi a un intento apologetico e catechetico, ma dovrà curare quanto possibile una comunicazione viva di valori umani e spirituali. Dovrà promuovere nella sua globalità un approccio interdisciplinare, storico, artistico, che riesca a stabilire un ponte intermedio tra la profanità umanistica e l'annuncio della fede. Tale dovrebbe essere il suo ruolo formativo. Un ponte, comunque, tra chi crede e chi non crede. Un luogo di incontro e di scambio tra persone che hanno idee, culture e fedi diverse. Un luogo aperto, come era aperto lui. E noi, che con passione lavoriamo in questo splendido museo, troppo spesso ignorato, terremo fede a questa sua idea. Grazie, Gigi.